sempre le cose magari anche un po' più fuori, e però poi alla fine io gli telefono al lunedì e dico: mi ha ancora l'altro. Ah, sì? Fine, e mette un gran punto, poi tutta l'altra rogna. Ma io le dico sempre che tanto c'è la RAI. No, ma la RAI non fa niente. Ecco. Però per esempio oggi mi ha chiamato la Simona Ventura contentissima anche Pitarello Rosso, perché Simona Ventura ha detto: minchia e straminchia. Credo che lunedì la chiama Gregante, però. Il prossimo lunedì non credo, perché diciamo che è un po' impossibilità. Allora, questo è un libro, che libro è questo? Che numero è di libro? 5. Il quinto libro. E secondo me è un libro molto riuscito, perché è un libro che racconta di Beppe e dei bambini. Cioè il tema è l'infanzia, la relazione che ha lui con i suoi figli, che ha avuto i figli piccoli, i figli fino all'adolescenza, e lui quando era bambino. Quindi è un libro al passato presente, si può dire. Eh sì, perché mi sono accorto. Chi c'è qui che è genitore? Mizzica. Chi c'è qui che è figlio? Perché? Questo libro stiamo qua, indietro perché è stupidino. No, perché questo libro racconta come mi sono accorto che, avendo dei figli, mi sono venute in mente le cose che mi dicevano i genitori a me quando ero molto molto piccolo. Perché ti capita, mentre vedi un figlio che sta per andare sotto una macchina, di gridargli qualcosa, magari in piemontese, che dici: ma da dove ho tirato fuori sta frase? Tipo: la slanga merda. A me lo dicevano da piccolo, perché qualsiasi cosa mi dessero in mano mi cadeva, e ci ho fatto un capitolo. E quindi è praticamente un ritorno al passato che i genitori riscoprono, e scoprono di essere ancora quei bambini lì. Questo libro serve a quello. Uno di 60 anni legge e fa: ma io sono ancora così. Ed è un vantaggio, sì. Secondo me è un vantaggio, perché altrimenti non ci portiamo il bagaglio degli anni che ci hanno preceduto. Cioè un direttore di fabbrica o un grande personaggio di 60 anni dentro deve avere ancora quell'animella bambina di quando ne aveva 2 o 3, che mettevano la supposta per forza. Come Berlusconi, l'animella bambina. Anche lui ce l'ha. Ma poi c'è anche un'altra cosa divertente, che dunque, a me è successa questa cosa qua quando ero piccolo, la rivedo in mio figlio e non voglio che vada nello stesso modo. Cioè adesso che sono grande voglio cambiare il percorso delle cose. Per esempio, c'è quella cosa carina, c'è un capitoletto dove lui va, lui Beppe, con suo figlio a casa di un'amica. L'amica dice: ma volete, vi offro qualcosa? E il papà dice: no, grazie, va bene così. E il bambino poi scende. No, siamo di corsa, no, non prende niente. E poi ho guardato gli occhi di mio figlio, che scendevamo le scale, che c'era quasi un occhio lucido, e diceva: ma si credeva a me, mica se prendevamo. Cioè, caccia fuori. Allora questo papà qui del libro, a metà scala, dice: torna indietro, va a bussare alla porta e fa: tira fuori tutto dal frigo, lo gonfio. E lo gonfia di Coca-Cola, Ringo, eccetera. E serve al bambino e anche per lui, che allora la mamma lo portava via per una mano e fa: no, più mai niente, no, lui in Duma. E lui scrive... io che avevo passato le ultime, questa è la voce del bambino, io che avevo passato le ultime 3 ore ai giardinetti scialacquando liquidi ed energie e che anelavo, senza ancora sapere che si dicesse così, una buccia d'arancia candita, una fetta di strudel, ma anche un aranciato, un Ringo, un Calippo, un qualsiasi di cosa. Io che desideravo, e come un quel che qualsiasi pescato dal frigo, dalla dispensa di un altro, che in fondo non aveva niente di meglio di quello che avrei potuto trovare a casa, ma che semplicemente aveva il fascino del diverso. Io quindi, dunque, cacchio, come, perché non ero interpellato? Io, domandare a me se volere. Strafalcionavo nella testa senza più essere in grado di coniugare i verbi, peraltro imparati da poco. Io a me domandare: perché questa donna, mia madre, risponde per me che conosco l'arte del sì, caccia la mercanzia, ma non la posso esercitare. Ma le decisioni devono già passare tutte dalla mia testa come nel mondo degli adulti? La volevo, sì, l'aranciata, il cono di zucchero, la neve col limone, caccia fuori, lascia che si disturbi, era il mio grido muto. Noi non siamo di corsa, andiamo lenti, a passo di mamma, ma